Benvenuti nella cucina di Molino Casillo, dove le ricette sono desideri. Oggi vorrei proporvi una ricetta un po' particolare, è il pan de los muertos, il pane dei morti, una ricetta tipica messicana, è un pan brioche, un pane briochato, un pane condito se vogliamo, non è ricco quanto una brioche, non è una ricetta magra come quella del pane, ed è una ricetta che i messicani fanno il giorno dei morti perché loro amano allestire un altare per i loro cari defunti, dove vanno a inserire frutta, doni, fiori, e tra questi c'è anche il pan de los muertos. È una ricetta che mi piace moltissimo, che ho imparato a mia volta qualche anno fa, ed è particolare perché è una brioche molto speziata. Dopo vi svelerò tutti i segreti di questa ricetta. Per eseguirla andremo ad utilizzare la farina manitoba, che è una farina forte e quindi idonea ad essere caricata con degli zuccheri o con dei grassi, che andremo a tagliare con invece una farina debole, perché la manitoba da sola sarebbe troppo forte e andrebbe a dare un pane un po' troppo gnocco. Quindi procediamo con un mix delle due, 80-20. Iniziamo in planetaria utilizzando il gancio, quindi il gancio impastatore. Inseriamo quindi la farina, vi ricordo che questo è un blend delle due farine 80-20. Andiamo quindi a inserire il lievito di birra. Inseriamo i liquidi, il latte e le uova. Azioniamo la planetaria a velocità minima e lasciamo incordare molto molto bene. Mi raccomando, non aggiungere altri ingredienti fino a quando non abbiamo formato la maglia glutinica. A maglia glutinica formata, vi faccio vedere come si presenta l'impasto, guardate, possiamo procedere aggiungendo lo zucchero e il miele. Lasciamo che l'impasto assorba lo zucchero, lo vedrete smontarsi per poi rilegare alla maglia glutinica. Una volta assorbito completamente lo zucchero e riformata la maglia glutinica, possiamo procedere aggiungendo il sale e il nostro mix aromatico. Il segreto di questo dolce sta tutto qui. Qui dentro abbiamo cannella, semi di anice, buccia d'arancia e buccia di limone. Andiamo ad aggiungere in questo momento all'interno dell'impasto e nel frattempo possiamo iniziare aggiungendo una parte del burro. Questa ricetta è particolarmente carica di burro, quindi è estremamente importante aggiungerlo in più riprese. La vasca della planetaria è ben pulita, segno di un'ottima maglia glutinica. Andiamo a rovesciare l'impasto sul banco e gli andiamo a dare giusto delle pieghe. Non potete capire che buon profumo ha. Lo riponiamo in frigo, coperto con pellicola, per tutta la notte. In questa maniera il burro tornerà alla sua forma solida, l'impasto avrà modo di lievitare molto lentamente e quindi anche di maturare, e domani procederemo con la pezzatura e la formatura del pan de muerto. Eccoci qui con l'impasto che ha maturato e lievitato per tutta la notte. È sicuramente più solido e più facile da maneggiare, vista anche l'alta presenza di burro. Andiamo a rovesciarlo sul banco e andiamo a fare le nostre pezzature. Dopodiché ci andiamo a tagliare dei pezzettini da circa 35 grammi che ci serviranno per le decorazioni. Procediamo quindi con la formatura delle palline. Dopodiché andiamo a fare le nostre decorazioni. Ci creiamo prima di tutto una piccola pallina. Dopodiché, con la restante parte, la tagliamo in due e facciamo questo movimento. Con indice medio e anulare andiamo ad allungare e andiamo ad aprire le dita in maniera tale che si crei qualcosa di questo genere. Quello che viene fuori, una sorta di collana,
in realtà rappresenta le ossa del defunto, mentre la pallina che abbiamo prima fatto rappresenta invece il teschio. Eccoli qui i nostri pan de muerto pronti per la lievitazione. Li riponiamo in un ambiente caldo, mi raccomando, al riparo da correnti d'aria, è estremamente importante per tutti i lievitati, e attendiamo che raddoppino il loro volume. Eccoli qui, ben lievitati e pronti per il forno. Ma prima di andare in forno andiamo a spennellarli con un misto di uova e latte, 50 e 50. Possiamo procedere all'infornamento, forno statico, 180 gradi, più o meno 20 minuti di cottura. Adesso dobbiamo fare un'operazione un attimino delicata. Nel momento in cui sono ancora caldi, appena sfornati, li andiamo a spennellare con del burro fuso, per non farci mancare niente. Di certo i defunti non hanno problemi di colesterolo. E per finire, una spolverata di zucchero semolato. Eccoli qui i nostri pan de los muertos. Guardate come sono carini, sono sofficissimi e vi garantisco che sono buonissimi. Siamo pronti quindi per festeggiare i nostri cari defunti. Io non posso far altro che rimandarvi alla prossima ricetta nella cucina di Molino Casillo, dove le ricette sono desideri.